Abbiamo voluto anche quest'anno manifestare la vicinanza dell'amministrazione dando diciamo, conseguenza concreta ad un'azione anche di vicinanza dimostrata qualche settimana fa con sempre in presenza del sindaco di Napoli al diciamo, riferimento del fronte polisario a Roma. E stamattina invece è una giornata di festa, i bambini sono qui per trascorrere un piccolo periodo di vacanza, saranno impegnati in attività culturali alla loro portata, ma anche insomma, in visite, in occasioni di gioco, di divertimento, e lo fanno accompagnate da organizzazioni che sono molto impegnate da tempo, da anni, per appunto il popolo sarawi. Il Comune di Napoli è un comune che è stato sempre presente in prima linea per quanto riguarda la difesa del diritto inalienabile del popolo sahrawi alla sua autodeterminazione. Gesti concreti di Napoli sono tantissimi, dalla difesa dei diritti umani nel Sahara occidentale a gesti concreti come questi dell'accoglienza dei piccoli ambasciatori di pace sahrawi che va avanti da più di 30 anni. In concreto i bambini stanno qui 2 mesi, ospiti dell'associazione TIRS di Napoli e Bambini Senza Confini, vengono curati, vengono date delle cure mediche, vengono coccolati, amati da chi culturalmente e geograficamente molto lontano da loro, ma in loro rimane questo ricordo indelebile come gesto di pace e di avvicinanza tra le culture. È dal 1975 che il popolo sahrawi lotta per il diritto all'autodeterminazione dopo l'occupazione del Marocco e da 23 anni è in attesa di un referendum per l'indipendenza affidato a una missione delle Nazioni Unite che però non ha mai visto la luce. Oltre 150.000 persone originarie di quest'area vivono nei campi profughi in Algeria, mentre chi rimane è spesso vittima di violenze e repressioni. La città di Napoli, come già in passato, ha espresso oggi la sua vicinanza e solidarietà verso il popolo sahrawi e il Consiglio Comunale, con un ordine del giorno, ha favorito la ripresa dei progetti che negli anni scorsi hanno già condotto all'accoglienza e all'ospitalità dei bambini sahrawi. Conoscere le nostre abitudini, la nostra cultura, ma anche possono toccare con mano il senso della nostra democrazia e portare indietro nelle loro famiglie, nei loro campi, nelle loro terre, questo messaggio di vicinanza, che è un messaggio di vicinanza forte, anche di condivisione e di sostegno, quindi un modo per rafforzare questa speranza, che è una speranza di pace, una speranza di libertà, una speranza di opportunità.